another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song. Amici, sono ancora con Loris DJ di Italian Country Family per questo bellissimo excursus nel mondo della musica country. Allora, abbiamo parlato nelle varie puntate degli outlaw, ma io ti chiedevo, un po' anche per la curiosità di tutti, credo, chi è al di fuori del mondo della musica country, c'è soltanto quel filone lì attualmente? Sì. Che filone c'è? Attualmente ci sono vari filoni, ma... devo dirlo purtroppo, attualmente esce musica country che a me non piace tantissimo, salvo qualche artista particolare che li trovo sulle punte delle dita, ma comunque ci sono ancora. Il genere sta avendo successo soprattutto orientandosi verso il pop, soprattutto quello che esce a Nashville, che è sempre Nashville quello che fa, perché Nashville è comunque quello che mantiene le redini, le origini, esatto. È quello che decide, che è improntato un po' più su una fascia commerciale, diciamo, che piace di più ai giovani, più orecchiabile. Ti faccio gli esempi da Brad Paisley a Zac Brown a Tim McGraw. Ci sono questi artisti che sono ancora abbastanza tradizionalisti, ma ne sono usciti degli altri nuovi che si orientano ancora di più verso il pop. E io invece sono sempre ancora per la tradizione, ma non tanto, perché gli outlaw sono, sì, i tuoi preferiti, esatto. Okay. E anche attualmente, diciamo, questo filone un po' al di fuori da Nashville è portato avanti da tanti artisti texani, che sono, non per niente vengono considerati outlaw anche loro, perché hanno mantenuto un sound tutto loro, proprio del Texas, dell'honky tonk. Faccio alcuni nomi: Cory Morrow, Wade Bowen, Randy Rogers e chi più ne ha, chi più ne metta. Comunque sono artisti che cercano di mantenere questo sound qua particolare. Poi vi farò ascoltare alcuni pezzi al limite, se riusciamo, per spiegarmi meglio. Però, diciamo, la musica è comunque e sempre in continua evoluzione, ma in tutti i generi, non solo nel country, e di conseguenza ogni artista aggiunge delle sonorità diverse. Qui dopo c'è quello che gli piace di più, c'è quello che gli piace di meno, ognuno ha le sue, certo, i suoi gradimenti, certo, diciamo. Certo. Ecco. Perfetto, allora io ringrazio il DJ Loris per questo bellissimo excursus sui vari filoni country. Poi dalla prossima puntata cominceremo ad entrare nel dettaglio e magari vedere qualche autore in particolare. Sì. Quindi rimanete con noi per questa pillole di country insieme a Loris DJ dell'Italian Country Family. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.